Abbiamo sentito le voci dei rappresentanti degli enti locali per quanto riguarda questi importanti lavori. Andiamo ora ad ascoltare le voci dei parlamentari bergamaschi della Lega Nord. Giacomo Stucchi, giornate come questa sono giornate belle per quanto riguarda la politica, perché si fa qualcosa di concreto e si vede per mano. Sì, sono giornate belle per chi intende la politica in questo modo, le cose da fare per la gente, le istituzioni al servizio dei cittadini, i soldi pubblici spesi bene. Questa è la testimonianza che, seguendo le opere passo passo e soprattutto essendo presenti come amministratori e come istituzioni del territorio, si riescono a ottenere quei risultati che invece Roma sostanzialmente non consegna. Qui dobbiamo assolutamente far rilevare che la presenza degli amministratori locali, provinciali e regionali ha garantito un risultato eccezionale in termini anche di qualità dei lavori stessi. E l'attenzione del territorio della Lega si vede anche in questi casi. Questa variante ci voleva per mettere in moto tutta l'economia della valle? Sì, è una variante aspettata da tanti anni, è una variante che fin da subito, da quando la Lega ha riconquistato la provincia Bergamo nel 2009, ha detto che era urgente realizzare, quindi recuperare subito i fondi, appaltare l'opera, un'opera che sta procedendo con una tabella di marcia che è addirittura più veloce rispetto a quella ipotizzata all'inizio, e quindi una speranza per quanto riguarda il futuro della Valle Brembana, una speranza per quanto riguarda il futuro di una terra importante non solo per la bergamasca. Oggi abbiamo avuto la sensazione proprio toccata con mano, proprio di una capacità della Lega di fare territorio, di fare buona politica, di fare amministrazione giusta. Di fare quell'amministrazione di cui c'è bisogno. Oggi c'è una infrastruttura che va a gonfie vele, stanno lavorando veramente bene. Oggi abbiamo avuto il Presidente della Regione Maroni, il Presidente Pirovano, che hanno così assistito al buco che tanto ci siamo aspettati in questo periodo, e in fondo al buco c'era una luce, ma non era la luce auspicata da Maroni. La luce in fondo al tunnel non era quella di Monti, ma era la luce del fare giusto, quello che noi bergamaschi siamo capaci e di cui la Lega è maestra. Una variante del genere può servire anche per l'economia dell'intera valle, per il turismo, per il commercio, per tutto. Ma sai, le vallate bergamasche soprattutto, ma non solamente le nostre, hanno delle difficoltà chiaramente legate agli spostamenti e quindi dai tempi prolungati sotto l'aspetto proprio della viabilità. Questa è un'opera molto importante per la Val Brembana, ma per la Bergamasca in generale, ma anche da chi viene da Milano a fare turismo, va a sciare a Foppolo, a Carona, a San Simone. Questo è una dimostrazione veramente che se si vuole incentivare l'economia e il turismo è la strada giusta. Ed è proprio la strada giusta, non era una battuta.